Buongiorno a tutti. Anche oggi guardiamo un furto, un ladro un po' imbranato, no? Però sempre un ladro. Dai, guardiamo che vediamo cosa succede. Allora, questo è il nostro protagonista che entra in questo cortile. È sempre un ladro, è sempre un criminale, è sempre un malfattore, no? Darebbe fastidio a chiunque, inizia a guardarsi intorno. Ecco qui, e noi lo ribadiamo sempre, l'importanza, vedete, di avere un impianto perimetrale. Se qui intorno alla casa ci fossero dei sensori volumetrici, delle barriere, la sua presenza, la presenza di questo malfattore sarebbe già stata identificata, sarebbe già stata individuata, scusate. E di conseguenza questo malfattore non potrebbe, non si sentirebbe libero di girare così nel cortile liberamente, no? Anche qua sta provando la porta, ma è ovviamente chiusa. Però capiamo l'importanza di avere un sistema perimetrale con sensori esterni, no? Con sensori dedicati alla protezione appunto del cortile, del perimetro. A parte che questo ladro sì, non è, insomma, non è dei più agguerriti. Comunque inizia a provare a scassinare da questo finestrino. Vedete che fa forza, fa leva. Questo qui te l'ha detto semplice, però fa il suo, perché comunque questa lieve aggressione, lui giustamente resiste, il traietto resiste. A parte il danno dell'infisso, poi non so neanche con cosa stia facendo leva, se secondo voi cos'è, un coltellino? No, un cacciavite, sembrerebbe un cacciavite. Sembrerà un cacciavite. Comunque, ha vinto il telaio. Telaio 1, ladro 0. Ha vinto il telaio e il nostro malfattore fortunatamente se ne va, non avendo, diciamo, compiuto il suo atto criminoso. Cosa volete farci? Ci sono ladri e ladri, aggressività e aggressività. Quello che è importante è la nostra difesa, no? La difesa delle nostre proprietà. Un allarme sulle inferriate, l'allarme sul telai, un allarme perimetrale, insomma, cerchiamo il più possibile di prevenire queste situazioni che possono, in questo caso è andata bene, ma possono veramente arrecare tanti danni. Prossimo video, prossima situazione, scrivete vari commenti se volete. Pollice in su, pollice in giù, iscrivetevi al canale, le solite cose. Ciao a tutti!